Ecco, adesso vorrei mostrarvi la seconda serie di cubi. Questo è il seguito del primo filmato. Questo è un semplice cubo 3x3x3. Questo pure è un altro semplice cubo 3x3x3, base bianca. Volevo mostrarvi anche questo qua, il 3x3x1, che l'altra volta forse non si era visto bene. Ecco, vedete come funziona. Adesso vi mostro tutti i 3x3x3, eh. Questo è sempre un 3x3x3, molto semplice. Questo è un 3x3x3 fatto con i pezzi della Lego. Molte volte potrete avere occasione di vedere su internet un semplice 3x3x3 con i mattoncini Lego appiccicati sopra. Molto originale. Ecco un altro 3x3x3 con le etichette di vario colore. Un altro 3x3 molto economico. Questo è un 3x3x3 strikerless, vale a dire senza etichette appiccicate, bensì, come potete vedere, è conformato in modo da evitare gli stickers, cioè le etichette. Vedete? E questi sono molto veloci e hanno pure un certo valore. Un cubetto di questo genere potrebbe costare una decina di euro. Vediamo l'ultimo dei 3x3x3, questo è economico, valore 2 euro, un altro 3x3, economico, valore 1 euro, un altro 3x3x3, come vedete con le etichette un po' sfalsate, tipo originale, abbastanza economico anche questo. Un altro strikerless, ecco vedete? Sempre di quel tipo là, senza etichette appiccicate, bensì solamente plastica. Mi sembra che con i 3x3 abbiamo finito. Vi mostro anche questi qua molto piccoli, sempre 3x3, portachiavi, eh? E un altro cubetto, sempre 3x3, molto piccolo. Adesso passiamo ai 4x4. Questo è un 4x4 tiles, vale a dire con le etichette in rilievo, che hanno un certo spessore. Mettiamo via, qui abbiamo un 4x4 pure con le etichette, etichette appiccicate. Qui abbiamo un 5x5x5, valore commerciale sui 20-25 euro. Qui c'è sempre un altro 3x3x3 piuttosto grande, come potete vedere. Qui abbiamo un 6x6 della serie V-Cube greco, valore commerciale intorno ai 30 euro. Qui abbiamo un 7x7 anche questo della serie V-Cube, valore commerciale anche questo intorno ai 30-35 euro. Prima di mostrarvi il cubo più grande, vi mostro questi qua 2x2x2. Un altro 2x2x2 della serie V-Cube, sempre provenienti dalla Grecia, inventati dall'ingegner